Mezza Serie A era già sotto la doccia quando la Sampdoria ha pescato il jolly. E cominciamo dalla fine, qualcosina in più, dal 91esimo, per parlare di Pisa-Sampdoria. Al 91esimo cross di Salsano e Nista per prender palla spinge Vialli, gran ruzzolone. Danese, l'arbitro, oggi alla sua 100esima partita non ha dubbi, rigore e Vialli fa il resto. Gol e 1-1. Forse prima dell'incontro il Pisa lo avrebbe anche sottoscritto un pareggio, ma visto come sono andate le cose in campo, diciamo che sta un po' stretto agli uomini di Bolchi, che andati in vantaggio al 12esimo con Brandani, servito alla perfezione da Severin, hanno saputo poi tenere bene a bada Mancini, Vialli e compagni lanciatissimi. Ne è scaturito un primo tempo ad alta tensione agonistica, troppa anzi fra Cuoghi e Sereso, che a terra si mordono e smanaccano. Danese li espelle, i massaggiatori evitano il secondo round. Si continua in 20 e poco prima del fischio c'è prima questa bella punizione di Ben e poi alla ribalta Mancini. Nella ripresa la prima occasione nerazzurra, per un pelo Piovanelli non coglie in flagrante uscita Pagliuca, ma la palla è alta e la Sand si fa e non si fa notare. Ben si mangia il più bel pallone dell'incontro. A questo punto si svegliano i doriani e assedono la porta di Nista, ma pasticciano molto e lambiscono la traversa, con Salsano all'81esimo. Non demordono e, in pieno recupero, acciuffano il pareggio con la spinta provvidenziale di Nista.